Allora, ciao a tutti ragazzi, innanzitutto vedo che le live stanno andando molto bene. Saluto gli iscritti nuovi, gli iscritti vecchi. Una cosa che devo dire per il canale, ragazzi, fatemi un favore soltanto, iscrivetevi il più possibile. Per voi è niente, per me invece vuol dire tanto. Detto questo, volevo parlare di un confronto. Torniamo ai vecchi video dei confronti e così via. Volevo parlare del confronto tra Germania e Norvegia, perché a parte che volevo ritornare a questi vecchi video così via di confronto, che erano quelli che mi piacevano di più, e adesso dopo qualche anno che abbiamo iniziato si può dire che sono anche cambiate delle cose, delle statistiche e così via. Detto questo, però, perché ho scelto questo esempio, queste due nazioni? Innanzitutto vorrei parlare della Norvegia. Sapete che la Norvegia è una piccola nazione scandinava, germanica, piccola, ordinata. Io ho una collega che ha lavorato 2 anni in Norvegia e lavora qui con me al momento, e per quello ne so qualcosa della Norvegia, perché ne abbiamo parlato tante volte. E la cosa principale che non bisogna fare come errore, ragazzi, scusate per il sole ma purtroppo è così stamattina. Allora, mettiamola così, a parte che volevo dire un paio di cose sulla Norvegia prima e poi passiamo al confronto. Oltre al fatto che, vabbè, lo sapete, le norvegesi a me piacciono molto, biondo, occhi azzurri e così via, ma a parte adesso gli scherzi, la Norvegia si è arricchita tanto, soprattutto negli ultimi anni, per via dei giacimenti di petrolio che ha scoperto. È famosa per il salmone, per tutte queste cose, dai, queste cose le sappiamo un po' tutti. Quello che magari non tutti sanno è che fra le nazioni scandinave sono molto simili tra di loro, sì, ma la Norvegia rispetto alla Svezia ha uno standard abbastanza alto. Non che la Svezia ce l'abbia basso, ma la Norvegia è ancora ad un livello superiore. Infatti tanti al confine tra Svezia e Norvegia abitano in Svezia e lavorano in Norvegia. Tanti si chiedono, è vero che lo stipendio arriva anche a 2500 euro a settimana? Sì, la risposta è sì. È anche vero che lo stesso stipendio in euro può anche valere 1800, perché dipende dal cambio, quindi non fatevi mai fregare, ragionate sempre nel cambio rispetto ai prezzi in quella moneta che è la corona norvegese. Non appartiene all'Unione Europea, quindi stato extracomunitario. Ragazzi, non fatevi però da questo stipendio, non dico ammagliare, però prima di tutto è sempre proporzionato al costo, perché quando si parla ogni volta in Norvegia, io ho visto tanti video e nessuno che però va al punto, perché è vero, sì, tu puoi dire che si prende 70.000 dollari o 80.000 dollari in media, ma all'anno, ma tu ne puoi prendere anche 500.000, abbiamo visto, dipende quanto poi vai a spendere, tutto qua il fatto fondamentale, per quello si prende lo standard. E è una classica nazione scandinava, nel senso che è piccolina, ordinata, non così nuova. Quando uno va nelle nazioni scandinave non si aspetta questa cosa, magari non se ne deve aspettare, non so, ultra nuove macchine di lusso, queste cose. No, è il contrario, cioè la Scandinavia è molto sobria, e soprattutto non è che, se uno lavora, mettiamola così, infatti adesso faccio direttamente il paragone così mi capite subito, fra Germania e Norvegia, se una persona è un infermiere e lavora, vive meglio in Germania, vive meglio in Austria, vive meglio in Svizzera rispetto alla Svezia, alla Norvegia, alla Danimarca. Se non lavora, allora vive meglio su, perché, questo perché si dice questa cosa, perché la soglia di povertà è molto inferiore, cioè non la soglia di povertà, la percentuale di persone povere è molto inferiore
rispetto a una Germania, ad esempio, o ad un'Austria. Ed è lì che sta appunto il, come posso dire, il, ma soprattutto rispetto alla Germania, il motivo di tutto ciò, cioè della differenza fra queste nazioni, fra nazioni scandinave e il trio germanico, intendo Svizzera, Germania e Austria. Non si possono paragonare, cioè non si può dire la qualità di vita è meglio, cioè si sta meglio in Norvegia o si sta meglio in Germania. E ripeto, perché? Perché dipende da cosa cercate. Se voi volete arricchirvi, ad esempio, è chiaro che non è che dico che in Germania si può arricchire, vai in Germania e ti arricchi, no, voglio dire che è più, se uno lavora, lo standard è maggiore in Germania, in Austria e in Svizzera, cioè il rapporto stipendio e prezzo. In Scandinavia è inferiore, perché? Per un motivo basilare, che gli stipendi sono più alti ma non di tanto, i prezzi invece sono alle stelle, ma soprattutto ad esempio in Norvegia alle stelle. È una delle più care al mondo, se non la più cara, con la Svizzera fanno sempre la gara. Quindi questo, ragazzi, è importante da capire, che non si può parlare di è meglio una è meglio l'altra, dipende in cosa. Se noi parliamo di standard, allora sì, è meglio la Germania o l'Austria o la Svizzera, paradossalmente però come tasso di povertà è inferiore nella Scandinavia. E quindi uno si chiede perché? Perché? Com'è possibile se lo standard è maggiore in Germania? Perché lo standard è nel momento in cui lavori, è lì la differenza, ragazzi. In questo video, lo so, sto mettendo dei concetti un po' magari da approfondire, un po' più complicati così, ma è importante capire queste cose, altrimenti non si può capire perché uno nel paragone Norvegia e Germania dice come standard Germania. Non, altrimenti non capisce se non ha ben chiare queste cose. Quindi ripeto, se uno diciamo così, in Scandinavia anche gli stipendi sono più livellati, quindi voi magari è più difficile che arriverete ad uno stipendio, non so, rispetto ai prezzi così alto da potervi permettere, non so, tutto tre volte, no? Però d'altro canto gli stipendi saranno tutti così livellati bene che con qualsiasi lavoro potrete vivere bene. Quindi per la Scandinavia vivere bene quasi tutti, praticamente tutti, con qualsiasi lavoro, perché lo stipendio è adeguato anche per i lavori più magari umili o così, è adeguato al mettiamola così, al costo della vita, e anche però con un lavoro diciamo molto normalmente retribuito non si ha così tanto guadagno come in altri paesi. Invece Germania, Austria e Svizzera hanno uno standard migliore, e nel momento in cui si lavora normalmente si sta meglio, ok? Come standard. Spero che mi sia spiegato. Se c'è qualche domanda comunque me la potete sempre fare sotto, ragazzi. Spero che mi sia spiegato. Quindi Norvegia-Germania è questa la differenza. Oltre al fatto proprio come nazioni che sono diverse, però questo credo che possa aiutare a capire la Scandinavia o il trio germanico, Svizzera, Austria, Germania. L'Olanda lì in mezzo, è proprio fra i due sistemi, e tra l'altro anche come posizione e tutto, ma proprio fra i due, diciamo che sta proprio nel mezzo tra il sistema scandinavo e il sistema germanico. Quindi un buono standard, ma anche un buon livellamento di pari opportunità, di queste cose, salari e così via. Niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi che è importante, e se avete qualche domanda, come sempre, fatela sotto, ragazzi, che appena ho tempo vi rispondo. Un saluto, ciao ciao ciao.